Nello studio specifico invece che vi abbiamo riportato, quindi quello in realtà di seguire l'evoluzione dei sintomi sociali e non sociali in un gruppo di soggetti autistici, noi abbiamo preso in considerazione 60 soggetti con disturbo dello spettro autistico diagnosticati in epoca precoce, tra i 20 e i 34 mesi, e in realtà abbiamo effettuato un follow-up. La diagnosi è stata effettuata con test specifici, quindi con l'ADR e l'ADOS. Accanto all'ADR e l'ADOS abbiamo somministrato anche le CARS a questi soggetti e in più poi è stata effettuata una valutazione per il bilancio diofunzionale con altri test specifici nel corso del tempo, come ad esempio il MacArthur ed altri per valutare le componenti specifiche del profilo funzionale. E vedete come in realtà in questo dio follow-up, che parte quindi cioè dai 2 anni all'incirca, cioè l'epoca della prima diagnosi, ed arriva ai 5 anni, quello che appare evidente nel nostro studio è come in realtà se c'è un miglioramento della sintomatologia espressa sul piano sociale, se c'è un miglioramento della sintomatologia espressa sul piano comunicativo, quello che grosso modo al follow-up risulta costante e si mantiene costante è invece il terzo elemento, ossia le difficoltà espresse sull'area della ripetitività e della rigidità. Anche le stesse CARS, i valori ottenuti con le CARS, i valori medi, cioè per gruppo di soggetti, vedete come nel corso del tempo, nel nostro follow-up, hanno un miglioramento sensibile specifico, quindi indicativo di un'evoluzione sul piano dell'area sociale e sul piano dell'area della comunicazione, mentre ci testimoniano la costanza del terzo elemento, la perseveranza del terzo elemento, laddove la severità dei sintomi, grosso modo, non subisce mutazioni specificamente significative. In questa fase invece di ricerca, noi in realtà, oltre ad occuparci dell'evoluzione degli elementi sintomatologici del soggetto con disturbo autistico, come dicevo all'inizio, stiamo seguendo anche quelle che sono le traiettorie evolutive specifiche appunto di questi soggetti. In particolare, vedete, nel nostro campione di 59 soggetti attuale che stiamo continuando a seguire, che quindi abbiamo continuato a seguire oltre il follow-up dei 5 anni, allo stato attuale, noi che cosa stiamo vedendo? Utilizzando comunque il protocollo con le CARS, l'ADR, l'ADOS, le Griffiths, il MacArthur, le VABS, le QIT, l'ESCS e altri test di valutazione funzionale, stiamo osservando come in realtà, a partire da quelli che sono i due grossi raggruppamenti del disturbo autistico da un lato, dove rientrano 43 soggetti, e invece del DPS-NAS, dove rientrano 16 soggetti, c'è una vera e propria migrazione in realtà in quelle che sono altre aree specifiche del disturbo, altre categorie specifiche verso i 7 anni. E così dei 43 soggetti che in realtà noi abbiamo osservato ad una prima e abbiamo effettuato diagnosi precoce, in effetti vedete come 33 mantengono la diagnosi di autismo, mentre 9 migrano verso la fascia dei soggetti con disturbo pervasivo dello sviluppo non altrimenti specificato, e uno invece addirittura finisce in realtà in quello che è uno sviluppo tipico. Nella nostra casistica, invece, più variegata è la migrazione per quanto riguarda quelli che sono i disturbi pervasivi non altrimenti specificati. E così dei 16 soggetti che abbiamo in esame, all'età di 7 anni, in realtà 2 hanno fatto migrazione verso un disturbo dello spettro autistico vero e proprio, altri 8 sono rimasti all'interno della categoria dei disturbi pervasivi non altrimenti specificati, 3 invece nell'ambito della categoria della sindrome di Asperger e 3 addirittura sono migrati in quella categoria di sviluppo tipico. Il passaggio successivo che in realtà stiamo effettuando è una valutazione crociata con quelli che sono gli psichiatri, quindi con la psichiatria dell'adulto, e in effetti stiamo valutando come in realtà poi sulla diagnosi, oltre ad incidere gli strumenti di valutazione specifici, possano incidere anche il background culturale, no? Del soggetto, e quindi darci delle ipotesi poi anche interpretative. E ciò che abbiamo visto in realtà è che nell'ambito di questa stessa casistica, rivalutando i soggetti a 14 anni e quindi effettuando anche una valutazione crociata con psichiatri dell'età adulta,
in realtà dei 17 soggetti che presentavano un disturbo pervasivo dello sviluppo non altrimenti specificato, due migrano addirittura in un'altra categoria diagnostica, in un'altra proprio specifica categoria di diagnosi nosografica, quella della schizofrenia, così come cioè, di un soggetto dei tre con sindrome di Asperger migrava all'interno di questa categoria. Per ampliare la nostra casistica, visto questo dato rilevante, no, a parte i 20 soggetti del follow-up che abbiamo preso in considerazione tra i disturbi pervasivi non altrimenti specificati e tra la sindrome di Asperger di cui abbiamo detto la migrazione, attualmente stiamo facendo rientrare in realtà nel campione altri soggetti che quindi non avevamo seguito precedentemente per il follow-up, ma che comunque in realtà abbiamo potuto aggiungere a questo punto sia per quanto riguarda la sindrome di Asperger per quanto riguarda il disturbo pervasivo dello sviluppo non altrimenti specificato, e abbiamo in realtà valutato quanti poi di questi soggetti anche neoaggiunti potevano rientrare all'interno della schizofrenia. Ora le ipotesi interpretative, le ipotesi interpretative di un dato di questo genere sono molteplici, no? E ci rimandano in realtà alla stessa natura della sintomatologia del disturbo dello spettro autistico. Quando facevamo quella scomposizione su tre livelli per ognuna delle aree del deficit e rimandavamo a un deficit delle funzioni neuropsicologiche primario, che in realtà si configura come una scarsa flessibilità del pensiero e quindi come una difficoltà di spostamento rispetto alle capacità autocentrate, come in realtà rimanda a una difficoltà di pianificazione e programmazione, a una difficoltà di sistematizzazione, questo ci potrebbe poi spiegare come in realtà dei soggetti virano verso una patologia laddove il deficit neuropsicologico e quindi delle funzioni esecutive e delle stesse capacità di flessibilità del pensiero è altrettanto importante come la schizofrenia. E con questo ho concluso.